Accanto a me il consigliere Nicola Lagrutta del Movimento 5 Stelle, il quale ha fatto un intervento molto importante riguardante un problema che in settimana ha proprio anche impaurito la cittadinanza di Mazara del Vallo. Si è parlato di depuratore, di problematiche del depuratore, di scarichi fognari che non si sa se funzionano o non funzionano. Insomma, parliamo un attimo di queste problematiche e in che modo il suo intervento ha parlato di questo. La qualità di vita dei cittadini è prioritaria su tutto, quindi anche sull'economia spicciola, diciamo, di ogni giorno, perché se non abbiamo un ambiente ottimale non riusciamo a vivere, ci ammaliamo, e quindi queste cose vanno trattate con la dovuta attenzione. Il depuratore è una struttura importante della città, meno male che ce l'abbiamo. Il problema è un altro, il problema è che va, come dire, rodato bene, deve funzionare bene, e in questo periodo abbiamo notato delle anomalie che sicuramente andavano segnalate, vanno valutate bene, anche perché ci sono stati dei cattivi odori, per esempio di nafta, no? Non so, in una zona, ho archiviato le foto dei video e li ho allegati all'interrogazione che ho fatto. Insomma, questa puzza di nafta, questa grande chiazza, che non so se in effetti... Verso Piazzale 15, se non mi sbaglio. Sì, esattamente, non sono sicuro che fosse nafta, però l'odore sembrava che ci fosse questo nell'aria, non lo so. Poi una fuoriuscita, diciamo, di liquami nella zona di San Vito, nella spiaggia di San Vito. Da un canale di scolo proprio, no? E poi un po' più in là, dopo il ponte di Boccarena, poco dopo, lì al mare, insomma, ci sono state anche delle anomalie, delle cose che sono finite a mare, che probabilmente... Allora, alla luce di tutto questo, cioè il fatto che tutto questo dovrebbe essere convogliato al depuratore, ho chiesto una verifica intanto del reflo, di quello che esce fuori dal depuratore, una verifica per vedere anche se le tubazioni effettivamente sono state occluse, quelle che danno scarichi a mare, e i reflui vengono effettivamente convogliati tutti al depuratore. Questo appunto per tutelare la salute pubblica, la salute dei cittadini, ma anche il mare e l'ecosistema in cui noi viviamo. Secondo lei il depuratore funziona oppure no? No, questo spingermi a tal punto non ha senso, nel senso che ho chiesto che si facciano le dovute analisi, e quindi si chiede competenza, si chiede ai tecnici di valutare e verificare effettivamente la funzionalità del depuratore. Il secondo lei in questo caso, diciamo, è molto azzardato. Poi in base a quello che rispondono i tecnici valuteremo quello, il da farsi. È strano però che un depuratore comunque è stato inaugurato anche in pompa magna, perché è una struttura molto importante, da pochissimi, poco prima delle elezioni, adesso dia anche qualche problemino, ci si aspetta anche delle risposte dall'amministrazione? Assolutamente sì, ci si aspetta delle risposte, però diciamo che questo tipo di strutture in realtà non è che appena le accendi funzionano, hanno bisogno appunto di un rodaggio, di una certa tempistica, che però va appunto valutata, vanno fatte le analisi, vanno, secondo me, dal mio punto di vista, dal punto di vista del cittadino, le analisi vanno pubblicate. Dobbiamo appunto monitorare bene il funzionamento di questa struttura, che è importantissima per la città. Prima non c'era, ora c'è, quindi di questo va dato atto, deve funzionare bene. Detto questo, ci sono anche altre cose che vanno segnalate, per esempio per quanto riguarda le pedane per i disabili, ancora non sono state allocate. Però a breve spero che ci sarà anche questo intervento, mi è stato assicurato, e quindi di questo eventualmente ringrazierò l'amministrazione e tutti coloro i quali, insomma, si adopereranno per questa cosa. Ma c'è da dire anche un'altra cosa, dove c'è la sopraelevata? Proprio sotto, nel punto dove è stata allocata la parte finale della sopraelevata, è stato, diciamo, rotto il muro. Non solo, ci sono anche i marciapiedi che esistevano, che sono tutti rotti lì. Ora io ne approfitto di questa intervista per segnalare questa cosa, per vedere se è il caso, come dire, di far riparare queste cose. Non so a chi addebitare, non so né chi le ha rotte né a chi addebitare la colpa di questa cosa, però sicuramente c'erano queste strutture, ora non ci sono. E poi nella parte antistante, là in quella zona, sono state
ammassate tantissime alghe. Queste alghe in quella zona, io penso che bisognerebbe gestirla meglio, nel senso che, visto che è venuta meno la spiaggia libera, gran parte della spiaggia libera a Tonnarella è venuta meno per come sono stati allocati i vari lidi, si potrebbe in quest'ultima parte gestirla meglio, pulirla bene e renderla fruibile appunto come spiaggia pubblica per tutta la cittadinanza. Ultima cosa e finisco. È stato indetto uno sciopero da parte dei dipendenti della Bici Ambiente, che a quanto pare non hanno percepito stipendi, a loro si debbono alcune spettanze, e quindi per questo hanno deciso di fermarsi giorno 12, domani. Io spero che l'amministrazione riesca a intervenire in tempo, in quanto il Comune di Mazara del Vallo è al 33% del lato Bici Ambiente. Spero che riesca a intervenire in tempo a scongiurare lo sciopero, sia per dare ristoro agli operai, dando loro ciò che spetta, e sia perché la cittadinanza, insomma, ha diritto ad avere una città pulita, e si spera che la città appunto non venga coinvolta in questo sciopero e i cassonetti quindi non rimangano, vengano svuotati, si faccia il porta a porta, insomma, che ci sia una città pulita. Ho spronato l'amministrazione a intervenire in questa situazione. Tutto qui.